Buonasera a tutti e benvenuti all'ottava puntata di La storia e memoria, comprendere il nostro futuro. Stasera con Raffaele Romano, bentornato Raffaele. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera quindi a tutti coloro che ci ascoltano sulla pagina di Officina Mediterranea, sul nostro canale YouTube, quindi mi raccomando, se avete delle domande da fare, scrivetele nei commenti, le leggeremo in diretta, e mettete un like e condividete, aiutateci a crescere. L'argomento di questa sera, Raffaele, qual è? E l'argomento continua quello della scorsa settimana, soltanto che vado più nello specifico. Comincio a parlare di alcuni agenti segreti che hanno influito sulla vita italiana, europea e mondiale. Perfetto, allora io come al solito mando la sigla e poi ti lascio il campo libero. A dopo. Grazie. Buonasera a tutti gli amici e alle amiche che mi seguono e mi ascoltano con la dovuta attenzione. Questa sera quelli più attenti di voi potranno notare qualcosa di diverso nel mio viso. Io ho sempre portato la riga a sinistra e questa sera l'ho portata a destra. Non è un ghiribizzo, uno scherzo di sana vecchiaia, ma vuole essere semplicemente un'introduzione a quello di cui stasera parleremo. Ovvero sia che per poter penetrare e cercare di comprendere quello che avviene nell'attuazione della geopolitica a livello mondiale e dei servizi segreti, c'è da tenere presente la funzione degli specchi. Quindi voi adesso vedete la mia riga da un lato, ma in effetti nella realtà sta nell'altro lato. Mi spiego meglio. Il gioco degli specchi che fanno i servizi segreti è quello di rappresentare come quando uno la mattina si guarda allo specchio. Se voi fate attenzione, la mano sinistra diventa destra e la destra diventa sinistra. Fatta questa breve premessa, ne devo fare una seconda per evitare equivoci. Io non vorrei che qualcuno pensasse, in base a quello che mi sente dire e affermare, è tutto documentato, che io possa essere un anti-americano, anti-NATO. No, è l'esatto contrario. Io sono proprio un filo americano e sono soprattutto un filo NATO, uno che segue la politica occidentale. Ma una cosa è aderire, quindi impegnarsi e battersi per queste tesi, e un'altra cosa affrontare questo moto con un populismo d'accatto che vuol dire o contestare tutto oppure approvare pedissequamente, quasi proni, davanti alla superpotenza americana. In effetti, quello che io dico e quello che scrivo e che ho scritto anche nel mio libro è un'accusa al contrario, ovvero sia all'immobilismo e all'incapacità italiana negli ultimi 30 anni di saper fare i propri interessi attraverso una visione geopolitica per difenderli e per migliorarli. E tutti quanti ci stiamo rendendo conto degli handicap che abbiamo. Questa sera vi parlo di un agente segreto in particolare, che si chiamava Richard Fallis Stolz. Questo signore è stato tranquillamente, come dire, pubblicizzato negli Stati Uniti. L'unica eccezione è l'Italia. In Italia tutti
tutti i sedicenti leader politici di tutti i colori negli ultimi 30 anni si azzuffano come i polli di manzoniana memoria che Renzi portava all'avvocato Azzeccagarbugli. Si litiga su tutto, su stupidaggini o cose molto secondarie e non si fa nulla di serio. Io per tenermi aggiornato da anni sono costretto a seguire quello che pubblicano le riviste, i quotidiani e i media televisivi stranieri, anche col mio scarsissimo inglese, perché purtroppo qui in Italia non c'è una reale informazione, c'è una settorizzazione, i guelfi contro i ghibellini, i ghibellini contro i guelfi, i tifosi del Napoli contro quello della Roma, quelli della Roma contro quelli della Juve. Che va bene per quando si gioca, finché si scherza, ma per le cose serie bisognerebbe riappropriarsi di quella identità nazionale che manca da molto tempo. Dovete sapere che il George Bush, non junior, ma senior, il padre, il 43esimo presidente degli Stati Uniti, nel 1989 decise, ascoltate bene, di avviare la destabilizzazione del sistema politico italiano. Decise la destabilizzazione del sistema politico italiano nel 1800, no, 1989, cioè nell'anno della caduta del muro di Berlino. E non è che l'ho scoperto io o me lo sono inventato, l'ha pubblicato nel 2020 un autorevole collega e saggista, Fabio Martini, che lavora da anni con la stampa di Torino, in un suo bel libro che si chiama Controvento, edito da Rubbettino, a pagina 162 c'è scritto questo, che George Bush padre decise la destabilizzazione del sistema politico italiano, in un contesto che non sto qui a dirvi, ma questa fu la decisione. Sempre in questo stesso libro, il Martini scrive che un altro collega, Giuseppe De Tomaso, che all'epoca dirigeva la Gazzetta del Mezzogiorno, affermò di aver incontrato un altissimo esponente dell'amministrazione degli Stati Uniti che gli raccontò di questo scenario, cioè della destabilizzazione del sistema politico italiano. Quando si parla di destabilizzazione dell'Italia, del sistema politico, pardon. Non è che si parla solo dei partiti e dei politici, perché poi di conseguenza automaticamente tutto si scarica sull'industria, commercio, benessere e quant'altro. È una conseguenza logica. Poi la si può pensare come si vuole, ma se non ci sono partiti strutturati con tutti i loro difetti, non si va da nessuna parte. E gli ultimi 30 anni lo stanno dimostrando ampiamente. Per continuare a seguire questo filo rosso, questa grave, pesante sottolineatura del George Bush padre da parte di Fabio Martini, ce n'è un'altra che fa da pandan, si lega con quella precedente. Questa volta William Jefferson Clinton, detto Bill, che ogni tanto fu pizzicato in tutt'altre faccende, affaccendato con qualche ragazza del suo staff che faceva lavori di segreteria, ma questo a noi non interessa, i pettegolezzi non servono a nulla, veri o falsi che siano. Nello studio ovale, cioè lo studio principale dove si riunisce il presidente con i suoi più stretti collaboratori, decide che le decisioni prese da Bush, cioè di accompagnare la destabilizzazione del sistema politico italiano, andavano rallentate, ridotte. In un volume di un altro collega della stampa di Torino, di Marcello Sorgi, il titolo è Presunto colpevole, edito da Einaudi, scusate che bevo, nel 2020 è stato edito questo libro, lui scrive che nel maggio del 2008 Stefania Craxi è appena approdata alla Farnesina come sottosegretario agli esteri del governo Berlusconi. Sulla sua scrivania al ministero, con la posta ordinaria e i biglietti di congratulazione,
Allora, è saltato il collegamento di Raffaele, vediamo se si collega. Succede quando siamo in diretta, adesso vediamo un attimo. Ci stava parlando, insomma, dei servizi segreti, un praticamente tratto dal suo libro, è questo qua, Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA. Eccolo qua, ecco Non so cosa è Raffaele. successo, è andata via la tensione, non so cosa è capitato. Succede. Io ho cercato di intrattenere facendo vedere il tuo libro. Vabbè, ti ringrazio. Ma figurati, Allora, continua dicevo, in pure. un altro volume, Presunto colpevole, di Marcello Sorgi, sempre del quotidiano La Stampa di Torino, in questo Presunto colpevole lui parla di Stefania Craxi, che all'atto del suo insediamento come sottosegretario di Stato agli esteri nel 2008, riceve una valanga di complimenti, congratulazioni, lettere e quant'altro. Fra queste riceve una lettera non firmata che portava il timbro del consolato degli Stati Uniti di Milano. In questa lettera la Stefania Craxi trova un suggerimento, che è quello di approfondire il ruolo di un certo Richard Fallis Stoltz, cioè dell'agente segreto di cui discutiamo stasera. Questo signore benemerito per gli Stati Uniti e per gli interessi della geopolitica statunitense risulterà, e adesso ve lo spiegherò nei dettagli, di essere uno specialista di regime change, cioè di sovvertimento di regimi nei vari paesi. Questo agente segreto era stato costretto ad andarsene in pensione nel 1981 perché aveva avuto dei contrasti con il capo della CIA dell'epoca, contrasti di ordine professionale, niente di personale. Nel 1987 il nuovo direttore della CIA, William Webster, lo richiama in servizio. E sapete per che cosa? Per affidargli l'incarico di capo delle attività clandestine della CIA, tra le quali influenzare i governi, intervenire in situazioni di regime change, cioè quelle di cambiamenti di regime. E successivamente Stoltz si porta con lui un suo collaboratore, di cui se volete parleremo la prossima volta, che si chiama Thomas Alan Twitt, che continuerò contro la sua opera. Se noi abbiniamo a questo altre notizie, quindi dati certi, noi abbiamo nel 2012 c'è un'intervista bellissima fatta da Maurizio Molinari, all'epoca corrispondente da New York della Stampa di Torino, che intervista Reginald Bartholomew. Per chi non lo ricordasse, Reginald Bartholomew fu a suo tempo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia dal 14 ottobre del 1993. Prima di lui, fino a quel giorno, c'era stato Peter Secchia, che aveva lasciato mano libera al console di Milano di intrattenere rapporti particolari che lo stesso console di Milano, Peter Semler, rivelò in una successiva intervista sempre a Maurizio Molinari. A un certo punto dell'intervista, l'intervistato Reginald Bartholomew fa questo tipo di affermazione: se fino a quel momento, cioè fino al 14 ottobre del 1993, il mio predecessore Peter Secchia aveva consentito al consolato di Milano degli Stati Uniti d'America di gestire un legame diretto col pool di Mani Pulite, d'ora in avanti tutto questo con me cessò. Un'affermazione così precisa e dettagliata, data a un valido rappresentante della stampa italiana, lascia sconcertati. Poi la si può pensare come la si vuole, sul pullman di Pulite, su Tangentopoli e quant'altro, ma qui c'è l'ulteriore dichiarazione di un'interferenza fatta dal console di Milano e sul quale il predecessore di Bartolome, Peter Secchia, l'ambasciatore numero uno degli Stati Uniti, aveva lasciato fare. Per chi volesse sapere i rapporti con chi si avviarono di questo Peter Semler, che dirigeva l'ufficio del consolato degli Stati Uniti a Milano,
troverà ampia documentazione nel mio libro, perché qui parlare di tutto quello, i dati che io ho trovato e che ho trascritto, sarebbe impossibile, mi dovreste sopportare per settimane intere a parlare, non credo che se ne valga la pena, anche perché vi annoierei. In questo ruolo, tornando al nostro amico Stolz, cosa succede? Che lui va a guidare questo settore delicatissimo e particolarissimo della CIA, di sovvertimento dei cambi di regimi politici nei paesi del mondo. Cosa succede? Che prima di morire, che poi purtroppo come tutti muore, George Bush padre gli conferì nello studio ovale della Casa Bianca la medaglia per la sicurezza nazionale per i meriti distintivi nel campo dell'intelligence e contestualmente anche quella ancora più ambita, scusate la mia pronuncia non è perfetta in inglese, Distinguished Intelligence Medal, cioè due medaglie che riconosce il suo immenso. Per ripulire eventuali sospetti da chi ascolta, da chi pensa, che gli fa dietrologia, io ho citato il caso dell'Italia perché ci riguarda, ma questo signore ne fece tante altre. Un altro della stessa vaglia importanza, se non di più, fu quello legato allo scandalo Iran-Contra. Stiamo intorno al 1986 e gli Stati Uniti avevano ottenuto dall'ONU l'embargo verso l'Iran. Però allo stesso tempo, sotto traccia, il governo degli Stati Uniti vendeva armi all'Iran, di cui aveva chiesto il blocco per ottenere la liberazione di alcuni ostaggi statunitensi, ma sicuramente in contraddizione. Come se non bastasse ciò, l'uso di proventi, cioè di economici, di soldi, per aiutare i Contras, che era un gruppo politico armato rivoluzionario di destra che combattevano il governo di sinistra dei sandinisti in Nicaragua, per chi ricorda queste cose. Tutta questa op queste operazioni coinvolgevano direttamente la CIA e qualcuno se ne accorse e queste operazioni furono definite illegali perché il Congresso, cioè il Senato degli Stati Uniti, aveva vietato l'aiuto ai Contras e invece la CIA ufficiosamente lo faceva in tutti i sensi e in tutti i modi possibili e immaginabili. Perdonate. Tornare a noi, qualcuno dei più anziani come me o qualcuno che legge di storia contemporanea, in quegli anni '80 scoppiò un altro scandalo che riguardò la Banca Nazionale del Lavoro, la BNL, in specifico la BNL, la filiale di Atlanta negli Stati Uniti, in cui un anonimo dirigente, alto dirigente della BNL, si chiamava Chris Drugol, che era il capo della filiale e che già aveva avuto un incarico simile in una banca inglese e dopo passò alla BNL. Questo signore, in tutta tranquillità, elargì finanziamenti per 4.000 miliardi di lire dell'epoca, ovviamente in dollari, non in lire, all'Iraq, che aveva ricevuto l'embargo per tutto questo. Ciò per finanziare l'Iraq e la guerra contro l'Iran. Quindi da una parte c'è una presa di posizione contro l'Iran ufficiale, pubblica, nazionale. Dall'altra si finanzia l'avversario dell'Iraq per combattere attraverso un finanziamento costoso, enorme. Per chi volesse approfondire troverà nel mio libro sempre tutti i dettagli. E però nessuno pagò nulla. È mai pensabile che una cifra di queste dimensioni, un alto dirigente della banca negli Stati Uniti, in Atlanta, smistava questa valanga di soldi senza che a Roma, la sede centrale di questa banca, se ne avvedesse
Mica parliamo di un mutuo di 40, 50 o 100 mila euro. Parliamo di 4 mila miliardi di lire. In questa vicenda amarissima fu coinvolto il presidente della BNL, Nerio Nesi, e tutto lo staff. Per chi volesse divertirsi, seguisse quello che ho riportato, perché sono pagine intere di verbali. Alla fine questi signori non pagò nessuno, assolutamente. Poi non si sa bene come, dove, quando e se questi soldi rientrarono. Erano soldi della PNL, cioè della Banca Italiana. In più va ricordato che il signor Stolz, di cui abbiamo detto tante opere, poche per la verità, ma insomma le più rilevanti per farvele conoscere, nell'89 assistette e partecipò alla caduta del muro di Berlino, con tutte le conseguenze che avvennero sul piano internazionale da quell'anno in poi. In più, poi, essendo entrato in questo incarico richiamato ad hoc nell'87, come prima vi ho ricordato, c'era la tendenza in quel periodo negli Stati Uniti, dall'89 in poi, di voler tagliare di molto i fondi di finanziamento per la difesa americana e per l'intelligence americana. Stolz riuscì a pianificare il futuro dell'agenzia nel nuovo proscenio, e su questo ci aveva ragione, perché molti pensavano che, caduta l'Unione Sovietica, il mondo risplendesse come un paradiso terrestre e rinvigorisse i fasti dell'antichità. Non era così, e così non è stato. E ce ne accorgiamo in quest'ultimo anno con la guerra che c'è in Ucraina e con le altre varie guerre di cui poi qui con nessuno parla. Voi penserete, ma tutto questo è stato fatto in totale segretezza? In parte. Per chi volesse, può collegarsi al sito del New York Times. Il 15 giugno del 2012, 6 giorni dopo che l'agente Stolz era morto, la giornalista Denise Grade fa un articolo sulla morte di questo agente segreto, elencando tutti i suoi meriti per aver aiutato gli Stati Uniti a mantenere e a rafforzare il proprio ruolo. Questa parentesi, e così ci abbiamo verso la conclusione, serve a dimostrare che cosa? Non che il discorso da parte degli Stati Uniti, dell'agente Stolz in particolare, ma come di tanti altri a cui ho accennato, ed altri a cui ho fatto riferimento nel mio libro e in altri scritti che sto già elaborando, e fa pensare a qualcuno, dice, beh, ma questi Stati Uniti sono dei fetenti, dei mascalzoni. Non è così. Sembrerà brutto, lo ripeto e lo ribadisco, ma la politica, la geopolitica, e la capacità di difendere al meglio e bene i legittimi e propri interessi deriva dal fatto di poter avere un servizio segreto all'altezza, o più servizi segreti all'altezza, e allo stesso tempo di poter esercitare un ruolo geopolitico, ovvero sia che ci si guarda intorno e si vede come impostare il lavoro per fare in modo che agli italiani non manchino alcune questioni fondamentali. Se invece si lascia tutto così abbandonato, avendo un ruolo di subalternità, è automaticamente evidente che tutto poi va a sfacelo e nessuno poi pensa che le cose sono fatte uno spirito, come dire, di vogliamoci bene, siamo tutti fratelli. Questo è un ruolo che può svolgere il Papa, oppure gli altri rappresentanti delle altre religioni monoteistiche, e non solo. Questo è l'aspetto fondamentale. Ma chi è che spiega questi concetti? Chi è che fa capire queste cose dai bambini da quando vanno a scuola e imparano la storia vera? E quindi qua ritorniamo sempre al solito punto. L'Italia vuol pensare, non diciamo in grande, ma bisogna che si consenta
ad autori, come dice la signora Gianna La Priora, di riscrivere i libri di storia. Bene, cara Gianna, tu hai un ottimo suggerimento, ma io, sembrerà strano, in Italia non sono riuscito a pubblicare il mio libro e l'ho pubblicato in America con Amazon. E gli americani, pur riportando le cose che loro hanno fatto e che non hanno poi successivamente mai nascosto, anzi li hanno proprio pubblicizzati senza nessun problema, in 7 giorni mi hanno dato l'ok per pubblicarlo. In Italia io ho trovato un ostracismo incredibile. E la cosa più strana, se può sembrare strana, è che credo che ci sia in giro, io rivelando queste cose, ho dato anche la sponda a quelli che sono stati travolti da quest'onda barbarica di pulizia del sistema politico, industriale e finanziario del paese, perché è stato tutto che è saltato da 30 anni a questa parte, a dare la sponda di fare chiarezza e di incominciare a riscrivere la storia. E invece devo dire che purtroppo, cara Gianna, è accaduto il contrario, per il semplice fatto che credo che molti di questi signori siano affetti dalla famosa sindrome di Stoccolma, ovvero sia che coloro i quali sono stati massacrati, distrutti, rapiti o quant'altro da qualcuno che ha fatto del male, poi addirittura se ne innamorano. Ho tradotto molto semplicisticamente questo concetto della psicoanalisi molto profonda e molto da approfondire. Sono stati quelli che quasi non hanno accettato, senza capire che riscrivendo a mano piccoli pezzi di storia si comprende quella che è la realtà vera. Io vi saluto, vi ringrazio della vostra attenzione e spero che quello che vi ho raccontato vi interessi e vi faccia approfondire sempre più queste tematiche. Perché come dice il nostro slogan, se non si conosce la storia, comprendere il futuro diventa, anzi addirittura poi costruirlo il futuro diventa quasi impossibile. Un saluto a tutti e buona serata. Grazie Romano, vi saluto e appuntamento alla prossima puntata, giovedì prossimo alle 18 con Enrico Fagnano, con l'appuntamento con la storia e memoria a comprendere il nostro futuro. Grazie Raffaele, grazie a tutti per essere stati con noi, alla prossima volta. Buona serata. Buonasera, un saluto, ciao.